Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente, dopo aver vloggato un po' in inglese, torno a farlo in italiano perché me l'avete chiesto in tanti, dunque, perché no? Allora, oggi ovviamente in Olanda è una giornata abbastanza grigia e piovosa, appena piovuto. L'idea era quella di andare a fare un giro in gravel perché mi è arrivata la bici nuova, ma no spoiler, ci farò un video a parte. E dunque, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un bel po' di trainer. La bici qui è già pronta, tutto quanto è pronto. Ovviamente ragazzi, qui in Olanda si fa molto training perché le condizioni meteo sono sempre avverse. Però se uscite con vento, pioggia, neve, sicuramente diventate dei ciclisti più forti. Che bici uso per fare training? Allora, la mia Specialized Tarmac SL6. Per chi se lo chiedesse, rim brake, freno tradizionale. Vediamo se ci sarà qualche piccolo E upgrade. dunque oggi cosa facciamo? Vediamo insieme come si crea un programma su Swift di SFR, perché in questo periodo ovviamente è molto importante allenare la forza. Dunque, andiamo sulla scrivania, computer e dati alla mano. Eccoci qua ragazzi, perciò vediamo insieme come si fa su Swift. Se avete un Mac o avete un Windows è abbastanza indifferente, perciò apriamo la pagina di Swift, quella personale. Una volta che siamo nella schermata principale, vediamo che sotto i vari mondi che si possono scegliere c'è allenamento. Perciò ci facciamo un click. Qua vengono fuori tutta una serie di allenamenti che possiamo selezionare. E perciò a noi ci interessa, ora andiamo su Custom Workouts, che penso in italiano sono allenamenti personalizzati, io ce l'ho in inglese qua. E qua ci viene fuori crea nuovo allenamento, perciò facciamo un clic qua. E dunque noi abbiamo detto che oggi vogliamo fare SFR, perciò andiamo a modificare il nome, scriviamo SFR. Questo una volta che verrà salvato lo troverete nei vostri allenamenti. Dunque cosa facciamo? Noi dobbiamo creare il nostro piano. Qua a destra vediamo che sono elencate le varie zone di potenza, in questo caso perché io uso uno smart trainer. Dunque io direi di fare un 10 minuti, perciò andiamo in Z1 come inizio di riscaldamento. Qua abbiamo durata e wattaggio, perciò possiamo mettere 10 minuti di riscaldamento. Qua, per esempio, vediamo che ci sono 170 watt perché possiamo selezionare o la percentuale di FTP, e perciò 50%, oppure il numero di watt. Dunque, questo numero è dato la percentuale del mio FTP che ad oggi è 340 watt. Dunque, facciamo 5 ripetizioni, perciò 5 set di SFR, prendiamo intervalli. Selezioniamo qua e vediamo che abbiamo 1, 2, 3, 4, vogliamo aggiungerne uno, perciò qua abbiamo più o meno, facciamo più. E che wattaggio mettiamo? La mettiamo una percentuale del, si fanno di solito intorno all'85%. Durata mettiamo 5 minuti. 5 minuti. E invece quello di recupero mettiamo 3 minuti di recupero. Perfetto. Cosa importante qua? La cadenza, perché sappiamo che l'SFR si fanno, io le faccio all'incirca tra i 50 e i 60 come cadenza, perché 40 è stato dimostrato che non ha nessun beneficio anche in termini di per problemi, insomma, chi ha problemi alle ginocchia. Perciò prendiamo cadence, che è la cadenza, trasciniamo, mettiamo dentro qua e ci mettiamo un raggio di. Io metto 60, perfetto. Qua ovviamente nel periodo di recupero potenza me lo mette al 50%, perciò ai 170 watt e modifichiamo la cadenza, qua lo mettiamo a 90, perfetto. Qua siamo a un totale di allenamento, lo vedete sotto, di 50 minuti e ci mettiamo 10 minuti di cooldown, cioè di defaticamento, e ci mettiamo altri
10 minuti. Ecco fatto. Dunque, noi ipoteticamente abbiamo il nostro allenamento di oggi. Facciamo salva e abbiamo SFR pronto, perciò clicchiamo allenamento, qua l'abbiamo già caricato, clicchiamo su pedala e pronti per allenarsi. Qual è una delle cose più importanti di quando fate allenamento indoor? Idratarsi. Dunque, ho già preparato qui i miei bidons, le borracce. Cosa facciamo? Allora, ovviamente no sponsor, Isosar, sono quelli che ho trovato appunto a Decathlon perché li avevo finiti, normalmente uso i sali di Sis. Allora, normalmente io faccio due scoop, uno, e due, ci mettiamo un po' di acqua, allora io mediamente per un'attività di un'ora e un'ora e mezza faccio una borraccia di sali e una da 1 litro di acqua normale, ovviamente dopo dipende anche un po' da voi se sudate tanto o poco e siamo pronti per partire. Eccoci qua ragazzi, sono montato sul trainer, dunque sono pronto per pedalare con voi. Come vi ho detto, l'allenamento è già stato caricato nella nostra pagina. Io ho scelto Watopia Tempo Sfugit come percorso, dunque non resta che cliccare su pedala e entriamo dentro il mondo virtuale. Eccoci qua. Dunque pronti in partenza via. Abbiamo, come ho visto prima, i 10 minuti a 170 watt, belli tranquilli, dopo abbiamo le nostre 5 ripetute da 5 minuti a 290 watt per me, l'85% del mio FTP, con 3 minuti di pausa da 170 watt. Dunque faccio il riscaldamento e ci vediamo sulla prima ripetizione. 10 secondi al primo set, dunque ci prepariamo, 3, 2, 1, ok, dunque 290 watt per 60 pedalate. Adesso ovviamente io per questi esercizi consiglio di usare ERG, che è quella modalità del trainer che indurisce da solo in base alla potenza prestabilita. C'è chi piace e chi non piace farrulli. E diciamo che quella che è la mia esperienza anche qui in Olanda, negli ultimi 3 anni, servono specialmente magari per quei lavori specifici, tanto io parlo, però sono a 72 pedalate, caliamo un attimo. No, si lavora molto bene, specialmente perché non si deve pensare al traffico o comunque si è molto più focalizzati sulla pedalata. Primo minuto andato, qua ci concentriamo sulla spinta e sul tirare, mentre deve essere una simulazione di quello che si fa in salita. Molto importante in questa prima fase della stagione allenare la forza. Adesso siamo a novembre, stanno un po' tutti quanti riniziando la preparazione invernale e dunque la costruzione del primo blocco che è molto importante. Perciò niente ragazzi, continuo l'allenamento e ci vediamo sulla prossima ripetizione. Quindici secondi al primo recupero, dunque la sensazione è quella di avere un po' le gambe imballate perché comunque sono 60 pedalate. 3, 2, 1. Adesso la potenza cala da sola con la modalità ERG. Qua una pedalata a 90 RPM giusto per recuperare e cerchiamo in questi 3 minuti di respirare col naso e ispirare con la bocca. Bene,
recupero, ci vediamo sull'ultima ripetizione. Eccoci qua ragazzi, 10 secondi all'ultimo intervallo. Tosta, eh? Però dai, è l'ultimo. Quello che si farà un po' più sentire sulle gambe. Il bello è che non posso neanche levarmi il base layer, altrimenti magari mi segnalano per contenuti per adulti. No dai, scherzo, però non si sa mai. Perciò sto soffrendo tantissimo perché ovviamente sto sudando a morte. Però dai, ultimo sforzo, ultimi 5 minuti. Che dire, ogni tanto bisogna pure fare un po' di fatica, o no? Comunque, ecco, nell'ultimo intervallo sicuramente le gambe sono un po' più pesanti, però è normale. Dunque magari se avete la possibilità fate un po' di velocizzazione, 5 minuti a magari 100 pedalate, in maniera tale da sciogliere un po'. E niente, si va, si fatica, perché quello che soffri oggi non lo soffri magari domani, 100%. È sempre questione di soffrire. Come dice quel famoso video, è uno sport di merda, ma qualcuno deve più farlo. Dai, focus, solito, respirazione, naso, esce con la bocca. Dell'ultima ripetizione, duretta, eh? E in più non posso neanche levarmi il base layer, altrimenti magari mi segnalano per contenuti non adatti. Allora, sensazioni, ultima ripetizione, dunque gambe un po' pesanti, ma è normale. Dunque quello che consiglio è magari 5 minuti di velocizzazione alla fine, da 100 rpm, e ovviamente magari non tutti usano power meter o hanno un smart trainer, perché usa solo la frequenza cardiaca. Potete prendere di riferimento sempre l'85%. 3, 2, 1, e anche per oggi è andata. 3 minuti di recupero, qua come al solito sfruttiamo la parte comunque di pedalata agile. Io comunque i rulli cerco sempre di usarli almeno una volta due settimane in inverno, per fare una parte un po' più intensa, magari fine settimana fare dei lunghi appunto con intensità molto bassa. E devo dire che mi trovo molto bene per il recupero e anche le prestazioni non sono niente male. Bene, finisco il cool down e ci vediamo per il recovery. Eccoci qua ragazzi, allenamento finito, mi sono appena fatto la doccia come vedete. Piccolo consiglio, appena finite l'allenamento del trainer, dritti in doccia, perché sennò altrimenti ci si ammala. Dunque, cosa facciamo ora? Reintegrazione, ovvero nulla al caso, abbiamo il nostro biberon e io uso SIS. Non mi pagano, non sponsor, però sì, se vuoi mandarmi due bidoni li accetto volentieri. E dunque io di solito faccio circa 2 scoop, che sono, se non sbaglio, 20 grammi l'uno, qualcosa del genere. Esatto, anche qualcosa di più, 20 e 30, perfetto. Qua abbiamo un mix di carboidrati e proteine, perciò è perfetto per il nostro recupero. E
dunque niente, non resta adesso che fare un po' di riposo e prepararci per il prossimo allenamento. Sì, mi raccomando, schiacciate sto tasto like, iscrivetevi al canale perché come sempre è gratis e mi aiutate a crescere appunto con questi progetti. Ci vediamo al prossimo video perché ce ne saranno molti altri su Zwift. Ciao!